Un museo da non perdere è quello dei mezzi di comunicazione ad Arezzo. Ce ne parla Costanza Mangini. Dalla telegrafia senza fili di Guglielmo Marconi alle onde Tesla, ma anche la pretelevisione, la nascita del cinema. Nell'Ottocento ancora la lanterna magica era l'unico mezzo, diciamo così, di visione collettiva che poteva essere visto sia nelle case, nelle abitazioni. Ogni immagine dava un racconto. 2000 pezzi esposti e così il MUMEC di Arezzo è tra i musei imperdibili in Italia. Il Museo dei Mezzi di Comunicazione, nato 17 anni fa, è entrato nella top 10 della rivista Millionaire. Per me significa un punto di riferimento e di, non dico di arrivo, perché è un punto di partenza, diciamo. In mostra anche una collezione dei primi mezzi RAI donati dalla sede RAI di Torino. Nel 2015 ha fatto una donazione di tutto il materiale analogico che era stato dismesso già da 4-5 anni, come è successo poi anche per tutte le sedi RAI delle regioni, diciamo così, italiane, e che venivano distrutti perché superati dal punto di vista tecnologico e sostituiti con il digitale. Nella top 10 troviamo il Museo Galilei di Firenze, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, l'Osservatorio Astronomico di Torino, solo per citarne alcuni. Per Fausto Casi, che lo ha fondato, e per la figlia Valentina, attuale direttore, è una grande soddisfazione.